Ciao Lambers, bentornati ad una nuova puntata di Lab News. Ecco le notizie di oggi. Anche la Warner Bros. Non ha resistito e si è lasciata sedurre dall'ondata social, includendo nel suo vocabolario le tag streaming e condivisione. Grazie a Social Think, il servizio lanciato da AOL come potenziale competitor di FriendFeed, tutti i siti della casa di produzione hollywoodiana entrano in stretta comunicazione tra di loro. Come ogni social network che si rispetti, tutti gli utenti registrati possono sapere chi sta guardando cosa in qualsiasi momento, con la possibilità ovviamente di condividere i propri contenuti e discuterne sul web. L'esempio a cui si ispira il nuovo social network targato Warner Bros. È Flux, la piattaforma sociale lanciata da Viacom nel 2007. Da un paio di giorni è stata lanciata un'interessante novità che farà sicuramente comodo a tutti quelli che hanno un indirizzo di posta su Gmail. È nato infatti Google Contacts, un'applicazione web separata da Gmail che permette di gestire autonomamente la lista contatti, evitando il passaggio dalla casella di posta. Le funzionalità e le opzioni rimangono invariate, ma la lista contatti sarà raggiungibile da una pagina web a parte. Diventa dunque possibile creare gruppi, aggiungere e cancellare contatti, modificare profili oppure importare ed esportare la propria rubrica indipendentemente da Gmail, cosa che potrebbe far pensare ad un futuro sviluppo di servizi dedicati che prescindono da Google Mail. Ultimamente abbiamo affrontato spesso il tema dell'ecosostenibilità ed ora vi parliamo di un'iniziativa che più ecosostenibile di così non si può. Protagonista della vicenda è sempre Google. Big G ha deciso di noleggiare un gregge di splendide caprette per tosare il prato che circonda la sua sede, evitando in questo modo di usare i classici banalissimi tagliaerba. La società che gestisce le capre si chiama California Grazing e si impegnerà a portare ogni settimana il gregge di 200 capi al pascolo presso il campus. I costi che dovrà affrontare Google per questa scelta sono i medesimi che avrebbe dovuto sostenere se avesse deciso di utilizzare tosaerba. A coordinare il gruppo di lavoro ci sarà Jen, il border collie appena assunto dall'azienda. E anche per oggi è tutto, alla prossima, ciao!